Sentiero Torri e Castelli di Ostia. Presso l'aula consiliare del decimo municipio è stata presentata la prima stesura del libro scritto da Giovanni Mustazzolo. Il lavoro di ricerca negli archivi storici condotti dall'autore e corredato da cartine e mappe riscopre e promuove pregevoli vie di comunicazione e di sentieristica locale, risalenti anche al Medioevo e trasformate dal rapporto tra l'uomo e il fiume Tevere. Ossia un museo all'aperto. Passeggiando mi sono andato a informare, cioè il semplice dosso che trovavo in via dei Romagnoli sono andato a scoprire perché c'è quel dosso. Quel dosso c'è perché un archeologo di Ossia Antica ha scoperto che lì c'è un acquedotto romano. Torboacciana, e Torboacciana ci sono due porte, magari una porta l'hanno fatta abusiva. Quindi in questo libro ci saranno per i ragazzi, perché questo qui è un progetto che stiamo facendo per i ragazzi, tutte le mappe disegnate da me di Ossia, semplificate. Chiunque, anche se non è di Ossia, prendendo questo libricino riesce a vedere. Consideri questo libro, noi non lo vendiamo, li stiamo regalando. Questo è un testo di base, di partenza, una sorta di sussidiario per un progetto che è molto più ampio e che riguarda la cittadinanza giovane, che vogliamo coinvolgere nelle varie forme, sia scolastiche che educative e informali, per riappropriarsi di quelli che sono i beni comuni del nostro territorio. Il Sentiero Torri e Castelli è diviso in tre varianti, Levante, Ponente e Centro, che riguarda anche tutta l'escursione presso i luoghi sacri e quindi chiude poi con le due parrocchie, le due chiese di San Nicola, ed è inserito all'interno della via Nicolaiana, il cammino europeo che attraversa appunto Ostia come punto di partenza, arriva a Cervara di Roma. Il territorio merita tanto, è sicuramente ancora molto misconosciuto. Noi dobbiamo cominciare fin da piccoli a far amare il territorio e a farlo rispettare. Quindi il ben venga il discorso culturale del libro, ma deve essere per me visto in un'ottica maggiore, come tutto, perché il cambiamento Ostia, il municipio, l'entroterra, ma tutta Italia lo può raggiungere soltanto se iniziamo da piccoli. Questo straordinario libro, che racconta un po' le nostre perle, le nostre bellezze territoriali, racconta alcuni sentieri anche forse nascosti per i più che abitano in questa comunità, quindi è un po' la riscoperta turistica e la vocazione che questo litorale ha nelle sue corde rispetto al grandissimo patrimonio ambientale, culturale e archeologico che noi possiamo offrire.